Rieccoci nuovamente qui, amici miei, sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, la mod di oggi sarà dedicata a Goku della fine di Dragon Ball Z, quindi End of Z, però con le trasformazioni di Dragon Ball Super, cioè Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Full Power e Super Saiyan Blue Evolution. Abbiamo due nuovi moveset, delle nuove tecniche, quindi ragazzi c'è tanta carne al fuoco. Prima di cominciare però io vi invito a lasciare un bel like all'episodio, spolliciate più non posso per questo video, commentate per farmi sapere cosa ne pensate delle mod, ma soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi ragazzi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora adesso andrò a provare le tre skin, perché sarebbero tre, come vedete abbiamo Goku Super Saiyan Blue con Kaioken Super Saiyan Blue, oltre a Kaioken Super Saiyan Blue per 10, poi abbiamo Goku col Super Saiyan Blue e il Super Saiyan Blue Full Power, ed infine abbiamo qui Goku Super Saiyan Blue Evolution. Allora adesso ragazzi comincerò provandole insieme e poi farò una battaglia con ciascuna delle varie versioni. Super Saiyajin Goto koetachi kara misete yaru. Bene ragazzi, allora, prima di cominciare mettiamo a posto la fotocamera. Ok. Allora, intanto la mod è bellissima a mio parere. Ce la facciamo? Ok. Dicevo, la mod a mio parere è bellissima. Ci sta da Dio l'azzurro del Super Saiyan Blue con gli abiti ovviamente di Goku di End of Z. Adesso vi farò vedere, questa qui ha il Super Saiyan Blue col Kaioken ed infine c'ha anche Kaioken per 10 col Super Saiyan Blue, ovviamente consuma salute, ma non più a quanto pare. Cioè, andando avanti così su Dragon Ball Super, il Goku che dovrebbe essere di End of Z, scusate, a parer mio sarà una bestia. Poi ovviamente ognuno ha il suo pensiero. Allora vediamo subito il moveset quadrato. Come vi dicevo ci sono due moveset, dovrebbero esserci un moveset per queste due skin e l'altro moveset per l'ultima skin, quella del Super Saiyan Blue Evolution. Questo è con triangolo. Vediamo la combo. L'altra combo, porca miseria. Ok. E non è ancora finita. Bene, adesso è finita. Le sferette. Ottimo. Ora vediamo gli attacchi. Abbiamo il super pugno del dio. E ci sta. La Kamehameha. Poi abbiamo il super lampo stordente divino, che però immagino lui ti debba attaccare in corpo a corpo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Mettiamo IA debole, perché sennò ho sbagliato. Va bene. Vieni qua. Ho sbagliato di nuovo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ci attacchi? Basta. Ok, ci ha attaccato, benissimo. La carica massima, ragazzi. Infine, l'esplosione dello spirito che aveva viva e la Kamehameha teletrasporto e la super Kamehameha. Ora passiamo all'altro Goku. Allora, vi dicevo che abbiamo la trasformazione Super Saiyan Blue Full Power, ragazzi. Quindi con l'aura concentrata all'interno di sé.
e ovviamente le scosse come se fosse una versione di secondo livello, una sorta del secondo livello. Con lui abbiamo il super lampo stordente divino, anche qui. Ah no, ci sta, ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. La Kamehameha dirompente. Poi abbiamo la trasmissione istantanea. La carica massima. L'esplosione dello spirito, anche qui. Abbiamo la Super Kamehameha. E come avete visto, sicuramente avrete visto, l'Instant Akai. Che però immagino lui debba attaccarmi. Ok, ci sta. Sembrava che fosse il mio quello colpito. Entra oggi magari. Non ne vuole sapere, ragazzi. Va bene. Va bene, non ne vuole sapere. Lasciamo perdere. Comunque, come vi dicevo, il moveset per queste due skin è il medesimo. Mentre per l'altra cambia. Per l'ultima che vi farò vedere adesso. Ok, allora eccoci qua con la versione Super Saiyan Blue Evolution di Goku, di End of Z. Questa, a mio parere, questa colorazione ci sta ancora meglio con i suoi abiti. Bon. Allora, vediamo il moveset. C'è stato un po' di casino, mi sa. Ok. Allora, le sferette. Poi abbiamo la presa. Non sono sicuro di avervela fatta vedere prima, quindi ve la faccio vedere adesso. Alla fine la presa è quella di Goku, normale. Abbiamo il super pugno del dio, il God Shock Flash, ci sta benissimo. La Warp Kamehameha fa anche lo scatto in avanti. Chissà se è quella. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato tecnica. Va bene, aspetta un attimo, Goku. Riproviamoci. No, 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 si teletrasporta solo in avanti. Va bene. La carica suprema, che magari vedremo in combattimento, perché adesso non ci dà la giusta visione delle cose. La trasmissione istantanea come evasiva. Poi abbiamo Warp Spirit Bomb, che se non sbaglio è quella tipo di Kid Buu che si teletrasporta davanti all'avversario, vediamo. Eh sì, è esattamente quella. Questa è una Spirit Bomb che non lascia scampo, ragazzi. E poi abbiamo la Kamehameha Rush. Praticamente la versione Rush di quella di della tecnica di Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, solo che lui fa il lampo finale. No, scusate, fa il cannone Galick. Ok. Bene, ragazzi, vi ho mostrato le varie skin, ora le andremo a provare in combattimento. Bene, ragazzi, allora selezioniamo il nostro Goku di End of Z, la prima versione, e volevo affrontare, ovviamente, il nostro carissimo, se non l'ho già superato.
Sì, è di brutto anche. Ub. Qui sul ring del torneo mondiale. Certo, qua l'hanno chiamato Majub, ma vabbè. Si vede che ci voleva tanto a cambiare il nome. Tra una skin e l'altra. Allora, cominciamo. Allora, molti diranno adesso è uno scontro impari perché Goku è Super Saiyan Blue. Però, per chi segue il manga di Dragon Ball Super, avrà visto che Ub ha un'enorme quantità di ki divino. Quindi, nel caso, nella prossima saga, dopo quella di Moro, vadano avanti con Ub, probabilmente lo vedremo molto più spesso e quindi potremo vedere anche il suo potenziale, che su GT è stato malamente, a mio parere, usato. Poi ovviamente adesso sono solo speculazioni, bisogna aspettare di vedere che cosa faranno con il manga. Ok, ho sbagliato. Bon, giusto per trasformare, per potenziarci, perché trasformarci non è giusto. L'ho mancato. Non so perché, ma più che un personaggio di un DLC sembra una mod. Ok, e adesso vediamo di concludere. E invece no, Ub dice di no, ragazzi. Ma non ha questa. Perfetto. Passiamo alla prossima skin ora. Bene, ragazzi, come vedete, per questo scontro ho deciso di scegliere Kid Buu e Majub ce lo teniamo per l'ultima battaglia contro Goku di End of Z versione Super Saiyan Blue Evolution. Aspetta un attimo. Super Saiyan Blue full power e mi pare che le prendiamo lo stesso. Ah, volevi? Ok, vai così malamente. Aia, ma ha colpito lo stesso. Voglio provare una cosa, Majin Buu, vediamo se me la permetti. Grazie. L'abbiamo distrutto. L'abbiamo distrutto. Bellissima. Bellissima. Ok, bon, possiamo passare all'ultima skin. Ok, come potete vedere, per l'ultimo scontro abbiamo ottenuto Majub. Ok, non ho capito cosa era successo, ma va bene. Adesso vediamo come ce la caviamo. Questa era la carica suprema, porca miseria. È proprio suprema. Aia. Dai Majub, fammi divertire. Ok. Bella. Wow, mi ha colpito comunque. Abbiamo... No, ho sbagliato, vabbè. Oh oh. Stavo pensando adesso, durante questo combattimento, chissà che bestia viene fuori Majub una volta che Ub e Majin Buu si uniscono col ki divino che hanno adesso su Super. Viene fuori una bestia. Vediamo se concludiamo. No, va bene. E siamo riusciti a utilizzare entrambe le tecniche Ultimate.
Favoloso, ragazzi, favoloso. Ok, queste erano le mod dedicate, anzi il pack dedicato a Goku di End of Z dopo Dragon Ball Super. Io spero che le mod vi siano piaciute. Vi invito a lasciare un bel like, spolliciato qui non posso, per questo episodio. Commentate per farmi sapere cosa ne pensate delle mod. Ma soprattutto, se non siete iscritti, iscrivetevi ragazzi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!